Mamma mia, che emozione, ragazzi! Ali! Bentornati in questo nuovo video! Oggi non sono qui per fare un get ready with me, non sono qui per provare con voi dei prodotti nuovi, first impressions, review, eccetera, eccetera, ma sono qui per fare un video molto, molto, molto più speciale e importantissimo. Mi fa super strano potervi finalmente parlare di questa cosa, perché è stata segreta davvero per tantissimi mesi e per me è sempre super difficile nascondervi le cose perché condivido con voi praticamente qualsiasi aspetto della mia vita. Non so se vi siete resi conto, soprattutto se mi seguite su Instagram, che nell'ultimo anno ho fatto parecchi viaggi un po' strani, un po' segreti, dove non ero mai da sola, c'erano sempre altri influencer, vedevate cose strane, localizzazioni in hotel, luoghi sconosciuti, insomma, vi stavamo nascondendo qualcosa. Oggi vi rivelo finalmente il progetto a cui io ed altri 15 influencer italiani abbiamo lavorato per mesi, mesi e mesi e che finalmente ha preso vita. Infatti, ve la butto subito così, a bomba direttamente. Finalmente oggi, 13 novembre, vi possiamo svelare il progetto a cui abbiamo lavorato io e altri 15 influencer italiani insieme ad un nuovo brand che si chiama Cosmify. Insieme abbiamo unito le nostre manine, le nostre menti e le nostre makeup skills per creare un prodotto. Ve lo faccio vedere subito, sono veramente, cioè, fuori di testa per questa cosa. Non ci posso ancora credere che potrete scoprire anche voi quello che abbiamo combinato per tutto questo tempo. E una delle cose che mi ha preso di più in quest'ultimo periodo. Eccola qua, ve la butto subito, ve la faccio subito vedere così vi posso spiegare meglio nel dettaglio di che cosa si tratta, che cos'è questo progetto, chi c'è all'interno e che cos'è questa cosa che ho tra le mani? Come vi dicevo, questo brand, Cosmify, ha dato la possibilità a me e altri 15 influencer, di cui ovviamente trovate tutti i link ai profili giù nell'info box per scoprire, insomma, chi altro c'è dentro questo grande progetto, ha dato la possibilità di creare una palette che è iconica, che vedete qui tra le mie manine, ed è effettivamente un prodotto che abbiamo realizzato collaborando tutti quanti insieme. Ciascuno di noi aveva la responsabilità di creare da zero il proprio ombretto o i propri ombretti all'interno di questa palette, che appunto avrete capito che è una eye palette, ci sono tutti ombretti all'interno e me l'avete già vista utilizzare inconsapevolmente varie volte sia su YouTube che sui look di Instagram, nelle Instagram Stories, e ce l'ho anche adesso sugli occhi, ho utilizzato soltanto questa palette. Prima di farvi il super reveal, vi dico che nel corso del video, mentre parlo, vedrete anche un makeup look doppio che ho realizzato con i colori di questa palette, ma non vi tengo altro tempo sulle spine, ve la faccio vedere subito. Allora, innanzitutto, vediamo se avete capito dai vari spoiler che vi ho dato in questi ultimi giorni qual è il mio colore, soltanto vedendo la palette da così. Oh mio Dio! Vediamo se indovinate, vi do pochi secondi prima del reveal. Allora, innanzitutto tolgo la plastica protettiva così non vi fa il riflesso. Questa qui è una palette composta da 24 colori. Ci sono 13 matte e 11 shimmer metallizzati. Ovviamente pigmentazione, tipo di colore e di texture variano da ombretto a ombretto proprio perché ognuno di noi ha deciso che caratteristiche dare al proprio colore. La trovo una palette super completa perché, come potete vedere, ci sono sia toni molto molto caldi che toni invece più freddi, più glaciali, ci sono metallizzati, matte, ci sono toni neutri, toni invece più sparati, più eccentrici. È veramente una bellissima palette, molto molto completa, con la quale si possono realizzare sia look caldi che look freddi, sia look scenici che look naturali. Come vedrete, infatti, io ho deciso di realizzare un look un po' Harley Quinn inspired senza volerlo, con i toni freddi tutti su un occhio e i toni caldi tutti sull'altro. Abbiamo deciso insieme di inserire dei colori che ritenevamo necessari. Ad esempio, è stato inserito un color burro, un nero. Sono quei colori, insomma, che si cercano sempre quando si va a realizzare un makeup look. All'interno della palette abbiamo avuto modo di inserire anche un pennello doppio, ve lo faccio vedere subito. Da un lato avete un pennello a lingua di gatto, quindi piatto, per andare proprio ad applicare
indicare il colore e appressarlo ben bene, mentre dall'altro lato del pennello trovate delle setole utilissime per andare a creare una sfumatura sia sopra che sotto l'occhio. E ovviamente non potevamo non far inserire anche uno specchio gigante, che è utilissimo soprattutto per quando si è in giro. Passiamo a spiegarvi un po' la palette, il concept che c'è dietro questa palette. Si chiama Iconica e all'interno tutti i nomi degli ombretti rispecchiano il nome di un'icona, che può essere sia un'icona del passato che un'icona del presente. Ad esempio il mio ombretto è arrivato al momento del reveal, è lui, si chiama Kit ed è ovviamente ispirato a Kit Haring, che è uno street artist statunitense. Io sono davvero super proud di questo progetto, anche perché lo trovo davvero innovativo. È la prima volta che vedo delle personalità del web unirsi, mettersi davvero a tavolino per realizzare qualcosa di bellissimo, e non vedo davvero l'ora che anche voi possiate avere questa palette tra le mani e ricreare tantissimi look, ovviamente se utilizzerete questa palette o in generale soprattutto se utilizzerete Kit, l'ombretto che ho realizzato io, che spero davvero tanto vi piaccia quanto piace a me. Mandatemi foto, video, swatches, tutto quanto. Voglio davvero salvarmi tutto quanto sul telefono, ripostare il più contenuti possibile. È una cosa di cui sono davvero troppo emozionata. Io non credo che riuscirò mai a farvi capire quanto sono contenta di girare questo video in questo momento. Ed è molto bello anche vedere il contributo che ha messo ogni singola persona nel proprio ombretto, che è totalmente diverso da qualsiasi altro all'interno della palette. Ci sono degli ombretti che sono più scriventi, meno scriventi, più polverosi, più pigmentati. Ci sono tantissime shades super super particolari, colori mai visti, ma allo stesso tempo trovo che sia una palette davvero bilanciata e, come vi dicevo all'inizio, capace di creare qualsiasi tipo di look si voglia. Nello specifico il mio ombretto Kit è un malva chiaro, è perfetto sia per la piega dell'occhio, come potete vedere io l'ho utilizzato in questo modo per il look di oggi, ma l'ho utilizzato anche come colore singolo su tutta la palpebra, come colore per uno smokey eyes, comunque abbastanza chiaro. Può essere stratificato, quindi vi permette di fare una sfumatura molto molto leggera se volete fare un look proprio super easy per andare a scuola, al lavoro o per uscire di fretta, ma allo stesso tempo vi permette di essere stratificato e di diventare un marroncino con il sottotono rosato, che comunque sull'occhio risulta bello intenso. È anche un colore perfetto per questa stagione, secondo me. Ovviamente sono super proud di quello che ho realizzato, altrimenti non l'avrei mai messo all'interno di questa palette, e sono contentissima di come sia venuto fuori, mille volte meglio delle mie aspettative, davvero non so spiegarvi quanto sono contenta di questo ombretto e in generale del lavoro di tutti quanti, perché la trovo una palette bellissima, è veramente da avere, perché è comoda anche se dovete viaggiare. Io ovviamente sapete che sono stata a Londra, a Parigi, molte molte volte a Milano, e ovviamente l'ho portata con me, ci ho realizzato qualsiasi tipo di look, quello da 5 minuti contati, quello per la serata un po' più elegante, per l'evento, e sono sicura che vi ci potrete sbizzarrire anche voi. Questi qui sono gli swatches di tutti i 24 i colori, sono messi proprio in fila, quindi trovate Angelina, Grace, Isabel, William, Oprah, Meryl, Elton, Audrey, Diana, Kit, Marilyn, Frida, Yoko, Gustav, Elvis, Charlie, Andy, Yaoi, Coco, Naomi, Sofia, Brigitte, Ovidio e Cleopatra. Ovviamente la palette è già disponibile in prevendita nel momento in cui vedete questo video, in cui state vedendo questo video, e vi consiglio, una volta finito di guardare fino alla fine, di correre sul sito Cosmify, trovate il link giù in descrizione. Si può entrare sul sito tramite invito, quindi vi consiglio direttamente di cliccare il link che c'è qui giù nell'info box. Tra l'altro, se acquisterete la palettina, ho preparato per voi anche una cartolina speciale e non vedo l'ora che la vediate, spero che vi piaccia. Passiamo adesso però alle cose un po' più tecniche. Come vi dicevo, potete acquistare Iconica tramite il link che trovate qui sotto nell'info box. È in prevendita, ma se l'acquistate adesso vi arriverà sicuramente entro il Black Friday, ossia il 23 novembre. E una cosa che non vi avevo ancora detto è che la palette è ovviamente in limited edition, quindi una volta terminata non avrete più la possibilità di riacquistarla, e dato che è una palette iconica io vi consiglio assolutamente di farlo il prima possibile, prima che vi soffino via l'ultima dalle mani. Il costo della palette originale è di 49 euro,
Però in questo momento in prevendita c'è lo sconto sulla palette del 40%, che è tantissimo, dato che porta la palette a costare soltanto 29,40€. In più, sempre se acquistate la palette adesso, le spedizioni sono gratuite, quindi con 29,40€ vi portate via una palette con 24 colori. E adoro il fatto che Cosmify sia riuscita a mantenere il prezzo competitivo nonostante tutto il lavoro e tutte le persone che ci sono dietro questo progetto. Direi che non ho più niente da dire. Spero davvero tantissimo che questa notizia vi abbia fatto piacere, che siate almeno un po' elettrizzati come me. Mi raccomando, quando vi arriverà a casa, mandatemi le fotografie, mandatemi i look che farete con la palette. Non vedo l'ora di ripostarli e ammirare i vostri makeup look. E per assicurarvi un repost, utilizzate questo hashtag qui. Vi mando un grandissimo bacio, spero di rivedervi presto nel prossimo video. E davvero mai come oggi non vedo l'ora di leggere tutti i vostri commenti e di sapere che cosa ne pensate di questo bellissimo progetto. Ciao ciao!